Giorni caldi per la politica senese. Noi siamo proprio di fronte all'ingresso dello studio di Massimo Sportelli, da oggi ex assessore ai lavori pubblici. Stiamo entrando nel via di quello che sarà il rimpasto. L'ex assessore Massimo Sportelli ieri ha inviato un comunicato stampa dove annunciava una conferenza stampa che ci sarà proprio fra pochissimi minuti. Ecco, ricordiamo alcune parole proprio che ha espresso nel comunicato stampa di ieri. Chiarimenti inconsistenti, afferma, quindi di conseguenza vedremo anche quello che avrà da dire in merito alla decisione presa dal sindaco De Mossi, il quale ha richiesto che portasse avanti le dimissioni. Fra pochi minuti una lunga diretta per raccontarvi qualche retroscena sul rimpasto e quindi i giorni caldi della politica senese. Come Teresa. Buonasera a tutti. Ho convocato questa conferenza stampa a consapevolezza ormai raggiunta di non essere riuscito a farmi apprezzare per il lavoro svolto e che non potrò proseguire nonostante la lealtà e la dedizione che ho profuso. Di questo sono piuttosto deluso ed arrabbiato. Io, come ben sapete, sono un cittadino senese, sono un avvocato che ha avuto il privilegio di essere stato, oltre che capitano del proprio popolo, anche assessore della città di Siena, della mia città. Considero ambedue queste cose un grande onore. Ho ricoperto quest'ultima carica in forza non solo di un mandato sindacale, cioè del sindaco, ma anche in rappresentanza di migliaia di elettori i cui voti sono stati determinanti ed indispensabili per l'avvento dell'attuale amministrazione. E a loro, a quei cittadini, a quei voti che devo rendicontare il mio operato, che forse nel recente passato, assorbito piuttosto che invasato del ruolo pubblico che stavo ricomprendo, ho colpevolmente trascurato. Io non sono un politico ed in quanto cittadino professionista soltanto prestato alla politica mi sfuggono delle dinamiche e strategie che ai più navigati consiglieri politici possono sembrare delle ovvietà. Di tale mia virtuosa ignoranza me ne scuso con tutti loro. Le deleghe sono per loro natura revocabili ed infatti non ho alcun problema ad uscire dall'incarico pubblico, ma mi sento di doverlo fare con la trasparenza che necessita il mandato civico che ho ricevuto. Per paradosso, a fronte di attestati di stima, in verità soltanto sussurrati e solamente in privato, non ho ricevuto spiegazioni a me comprensibili circa la richiesta di dimissione ricevuta o la conseguente revoca delle mie deleghe. Se il mio operato non è stato meritorio, non ho problemi a tornare al mondo del lavoro e della professione da cui provengo e nel quale continuerò ad assumermi ogni giorno le responsabilità per il mio operato, cosa che del resto ho anche fatto nel periodo della mia gestione della cosa pubblica, durante il quale sono state rimosse situazioni di inerzia atavica. Basti pensare a tutte le messe a norma delle palestre, a tutte le asfaltature, a Villa Patrizia, alle rotonde dei Tufi, alla rotonda di Via l'Europa, a Piazza Maestri del Lavoro, a Via Vivaldi, alle bonifiche di colonne di San Marco che è già compiuta e attendiamo l'ultimo ok. Sono stati affrontati imprevisti. Se vi ricordate il Saffi, se vi ricordate il ponte di Ravacciano, sono già tutti risolti. Sono state stipulate convenzioni, ricordo l'associazione col volontariato
che è la prima volta che viene redatta una convenzione del genere. E poi sono pronte anche quelle per parcheggio coperto della colonna, sono già pronte solamente da firmare. Sono state trovate soluzioni a criticità sopravvenute, come lo spostamento del patto di collaborazione da Sant'Andrea ad altra area, che è già individuata, peraltro con la realizzazione di una necessaria infrastruttura sportiva scolastica, cioè facciamo un campo attrezzato a Presciano, ce l'ha chiesto anche in Consiglio Comunale, vedete, parlo sempre in prima persona, e veniva sollevata e risolta una questione che aveva creato malcontento, ma non è che nessuno voleva imporla. Insomma, a fronte di un triennale dei lavori pubblici che ho già consegnato e presentato, c'è stata anche un'attivazione di lavori pubblici già rendicontata per oltre 12 milioni di euro che verranno affidati entro il 31/12/19. A fronte di una richiesta che mi era stata fatta di attivarne 8 milioni. Non ho rancori, e l'ultima cosa che avrei mai immaginato è di trovarmi contrapposto a quella stessa amministrazione che io stesso ho grandemente contribuito a far insediare, spendendo il supporto civico che mi ha sostenuto e chiedendo in cambio niente. Come avvocato e come uomo di Pali attribuisco grande valore alla parola spesa e rispetto sempre i partiti convenuti. La lealtà è la base di ogni credibilità. La mia esperienza politica può quindi concludersi oggi senza rimpianti. Proprio perché mi sono comportato sempre con lealtà e trasparenza. Esco però con la consapevolezza che i miei silenzi, sempre leali, troppo spesso sono stati riempiti da contenuti strumentali a perseguire scopi opachi e lontani dal territorio, attuando pratiche evocative di fantasmi che non capisco, che non condivido e comunque per ignoranza consapevole rifuggo. Questo intervento non è finalizzato a salvare il mio profilo politico che considero sacrificabile, nella speranza almeno che la comunità a cui appartengo ne trovi qualche beneficio o quantomeno insegnamento. Ma, al contrario, mentre torno umilmente a coltivare il mio orticello, proprio come Cincinnato, sono disposto a preparare qualsiasi battaglia per salvaguardare e pacificare il mio profilo etico e soprattutto civico. Questo è quello che, sì, che vi volevo comunicare. In aggiunta vi dico che, come era previsto, ho ricevuto dal messo comunale la formale revoca e la sollevazione dall'incarico che avevo ricevuto. E pertanto, usiamo parole abbastanza forti. Che reazione ti aspetti ora? Ma nessuna. Io se... ho usato parole forti per ribadire quello che è il mio concetto, non ho espresso né un giudizio né ho espresso neanche disprezzo, ripeto, non ho rancori, cioè nel senso volevo e vorrei che questa mia dipartita, questa mia estromissione dalla giunta venisse accettata per quello che è. Del resto il sindaco qui mi parla assolutamente di valutazioni strategiche dello Stato d'attuazione del programma della nuova amministrazione, cioè sono profili che a me non mi è stato detto che ho lavorato male, non mi è stato detto che non ho svolto il mio lavoro, mi è stato detto che per andare a conseguire delle cose che io non capisco, perché io non sono un politico e le pratiche politiche, specialmente lontane dal territorio, a me non piacciono, non l'ho mai piaciuto, non, cioè, non... Ecco,
Trattati di politica lontana dal territorio, Scopio Pa, ha parlato di Ossio Pachi, eccetera, eccetera. Ho detto Scopio Pachi, perché Pachi sono alla mia vista, cioè nel senso che non riesco, che non riesco a leggerle. Hai capito quali sono? No, assolutamente. Anche perché, ripeto, non sono. No. Cioè, per me uno scopo opaco che non riesco a leggere è uno scopo che mi va in una chiave puramente politica di gestione di maggioranze piuttosto con riferibilità al governo nazionale o a quant'altro. Cioè, o al governo regionale. È un governo regionale, ripeto, io non mi chiedete di dare valutazioni politiche perché io non sono un politico, io sono un cittadino che si è illuso di poter essere utile per indurre un cambiamento nella città, ci ho creduto, mi sono speso, mi sono messo a disposizione delle persone che mi hanno dato fiducia, ho raccolto, se pensate che io sono partito senza un'organizzazione, senza uno sponsor, senza un partito, senza niente, ho raccolto un buon risultato. A quel punto lì purtroppo non ho fatto il sindaco, perché se facevo il sindaco io mi comportavo come meglio ritenevo, ma democraticamente non ho vinto io. Ho pensato di convogliare il mio consenso che avevo ricevuto verso quello che pensavo fosse la forma di cambiamento. Poi su questo io avrei avuto modi diversi, avrei avuto approcci differenti e forse anche con finalità in parte identica. Quindi io non voglio entrare nel merito delle questioni, tanto per intendersi. Hai detto che lasci senza rancore, ma sì. Sei convinto che dall'altra parte invece non ci sia del rancore? Per due motivi, aspetta. Uno, te la stavo forse in qualche modo proposto di avere un incarico nazionale su Roma, è sempre valida questa proposta? Uno. Non lo so. L'intervista che si è fatta al sindaco sabato mattina era un po', diciamo, sarcastica, no? Non credo che l'abbia vista. Sportelli sicuramente ha apprezzato il nostro modo di lavorare, cioè dice queste cose semplicemente, non ha fatto alcun riferimento al patto che ovviamente ribadito te, ma ha parlato in maniera sarcastica di questo tuo gradimento del lavoro. Dunque, il gradimento del lavoro è che io purtroppo ho una cultura popolare di contrada, ho una cultura sportiva, nel senso io sono abituato a lavorare per team, a lavorare nelle squadre e sono talmente ottuso che sono leale fino all'ultimo minuto. Lo vedete, cioè nel senso anche in questa situazione qui, voglio dire, io mi sono comportato lealmente e anche adesso penso di comportarmi lealmente, cioè nel senso non voglio andare a fare una guerra politica, non voglio fare niente di questo, non ne ho interesse assolutamente. Il fatto che io apprezzavo il gruppo, cioè se mi domandi per esempio che se al momento del ballottaggio, quando sono stato convocato da Valentini e mi è stato promesso l'apparentamento e potevo avere un potere politico in qualsiasi modo, io quella scelta lì non l'ho fatta al tempo e non la rifarei neppure questa volta, perché non... Secondo coscienza è così. Certo, quando poi invece ho parlato con il sindaco e si è firmato un patto di intenti programmatici, io su quel patto lì sono fedele, ma non dico neppure che lui lo sta disattendendo o lo disattende, voglio dire. Nel quanto riguarda la mia vicenda, io non ho avuto, uno dice, oh, non hai fatto compiti, ti do 5, nel senso, non sei venuto a scuola, ti do 4 e fo questa cosa qui. In questo modo nessuno mi ha detto, ho fatto male, cioè nel senso, leggo un... Sono questi gli opachi allora, eh? L'opacità di una decisione, allora, sono comprensibile, se te dici, ha fatto tutto bene... nessuno ti ha detto se a Sant'Andrea Montecchio non ha ascoltato la gente. No, oppure, ma voglio dire che a Sant'Andrea possa essere stato fatti degli errori, chi non li fa, voglio dire, nel senso. No. Però il sindaco sa benissimo, scusa. L'opacità, il discorso è questo, giochi politici, allora, manovre politiche. Allora, questo no? Lo dici te, io do un valore letterario al termine, era quello che dicevo, opaco vuol dire qualcosa che io non metto a fuoco, qualcosa che io non leggo. E
giustamente, se mi viene detto te vai via pur avendo fatto bene, evidentemente c'è qualche altro motivo che io non leggo e è del caso. Però voglio dire, non mi interessa neppure, non mi interessa neppure di andare a entrare nel merito a queste vicende. Per tornare alla cosa che hai detto te, io, come non avevo approfondito prima quello che era eventualmente l'incarico extra, io l'ho detto anche prima, io sono un politico a chilometri zero, mi interessa l'interesse della città. Se l'incarico che io vado a ricoprire è un interesse che ha un interesse civico in qualche modo, mi mette in condizione di portare avanti un'istanza di questo genere, io non ho problemi a prenderlo in considerazione. Così mi pareva che non fosse, perché non mi era stato dato spiegazioni, e sull'argomento non siamo neppure rientrati, né so quello che è il poteva essere l'emolumento, la borsa o quello del genere, e ne so nel dettaglio quello che c'era. Per certo so che non mi è stato detto che era un incarico circostanziato su quelle che erano le mie aspirazioni e più che altro quello che avevo promesso agli elettori. Cioè io semplicemente avevo promesso agli elettori che mi sarei occupato di un ruolo esecutivo, operativo, perché volevo stare lì a fare una sorta di controllore civico che si andasse in una certa direzione. Per questo non ho rassegnato le dimissioni, perché su questa scelta fatta io venivo messo in condizione di non rispettare le promesse elettorali che avevo fatto e con fiducia pensavo che potessero essere portate avanti, salvo che avessi fatto male. Se ho fatto male mi revochi e mi brontoli e mi sculacci. Cioè voglio dire, l'operazione di Sant'Andrea è un'operazione che è stata fatta perfettamente dal punto di vista formale e al di là delle strumentalizzazioni politiche, una volta preso atto che si era creato malcontento, io ho già, ripeto, Il patto con la roller team a spostarsi in altra area. Ho individuato un'altra area che era la scuola di Presciano, che mi fu chiesto proprio quando si faceva la palestra, c'era 1,8 milioni sopra. Ho fatto fare, redigere un progetto all'ufficio tecnico che prevedeva un campino all'aperto per realizzare nei prossimi 3 mesi, 6 mesi, c'è già una pista simile a quella di Sant'Andrea, e poi metterla a bando, e se la roller team l'avesse vinta s'aveva una struttura ancorché coperta temporaneamente a servizio della scuola per tutti gli orari scolastici, s'aveva un campo all'aperto per la scuola a norma di legge, s'era speso 1/10 del 1,8 milioni che era stato preventivato nel 2015 e le istanze raccolte da Sant'Andrea erano state integralmente raccolte. Cioè che e questo è tutto fatto, ci sono 4 informative rigiunte, è tutto già stabilito, quindi io posso aver commesso un errore. Penso di aver trovato anche una soluzione, peraltro ripeto, a costo zero per il comune, perché noi si andava intanto a dotare un plesso scolastico di una struttura sportiva che necessariamente andrà fatta, se ne faceva intanto un primo step. Quindi questo. Massimo, volevo chiedere se ti aspetti che dal sindaco vengano parole di chiarezza ufficiali su questa posizione, e poi ti ho detto in qualche modo, no, dice mi ritiro, torno a fare insomma il mio lavoro, però nell'ultima parola hai detto mi ritiro, poi le parole testuali sono pronto a qualsiasi battaglia per salvaguardare il mio profilo etico e civico. Che significa questo? Perché Dunque è una frase, di Cincinnato, dove dice se vuoi la pace prepara la guerra. Io ho detto nell'ultima parola che ho detto io mi ritiro, non voglio salvaguardare il mio profilo politico, sono disposto a sacrificarlo, però sotto il profilo etico e sotto il profilo del civismo
io sono pronto a svolgere qualsiasi battaglia. Quindi, se venisse messo in discussione, se viene messo in discussione e come mi sono comportato lealmente e così via, io mi difendo nel modo come richiede una cosa a cui si tiene fermamente, perché io voglio continuare a fare come ho fatto tutta la vita, adesso a uscire fuori, a salutare. Stamattina è successo episodi che mi hanno veramente divertito, almeno due casi, cioè, dove tutti mi chiedono di questo fatto, perché così nei vostri giornali non ci sono mai stato come ora sotto gli obiettivi, e io ripeto sempre le stesse parole, che poi sono quelle che vi ho detto un pochino qui, che me ne vado senza rancore, però che mi dispiace che venga da un'immagine di me che è diversa da quello che so la realtà dei fatti. E tutti, ma tanti, mi hanno portato, perlomeno ve le mi fermano, una solidarietà fattiva, e quando gli ho detto che me ne andavo, che si è arrabbiato, che è cosato, insomma, che ha preso posizione e che un'altra, ma la cosa curiosa è che tutti hanno comunque raccontato il problema che avevano, cioè, nel senso, nonostante andavo via, mi hanno detto sì, ma comunque c'è la buca lì a casa mia piuttosto che c'è, e questo alla fine mi ha fatto sorridere, perché vuol dire che la gente ha bisogno anche di trovare persone che sappiano ascoltare al di là di risolvere i problemi. E se c'è una cosa che perlomeno so contento è che ne esco arricchito da questa esperienza, ne esco arricchito dal punto di vista umano sicuramente, ne esco arricchito dal punto di vista personale, esco rafforzato nel fraintendimento che il mondo della politica è una cosa che non mi appartiene e non voglio che mi appartenga, perché non voglio cambiare su questo mio approccio di vita che ho spesso nei primi 54 anni che ho trascorso. Ne esco arricchito in modo esorbitante dal rapporto umano che ho avuto con tutto il palazzo, a partire dai colleghi assessori, a partire da tutti i dipendenti, a partire da chi mi è stato vicino tutti i giorni, ai miei dirigenti, alle posizioni organizzative. Cioè, io conservo gelosamente come ricordi le mail di domenica pomeriggio, dove gli ingegneri e le cose, perché avevo detto che un lavoro andava fatto così, di domenica pomeriggio si scambiavano e mi mettevano alla conoscenza di questa cosa qui. Francamente tutto questo mondo mi mancherà, perché avevo trovato, mi sembrava un buon feeling, un buon modo operativo, però ne esco rafforzato, perché ognuno di loro mi sono appropriato di qualcosa di buono di quello che mi hanno dato, insomma, spero poi di spenderlo tutto insieme quando capiterà l'occasione. Ecco, la sua è una delle campo più importanti, a parte Sant'Andrea, che poi è stato ufficiale come marchio un tempo, ma secondo lei ci sono state altre grandi opere, a parte il punto lavori costanti, che hanno generato malcontento anche se non ufficiale? E se quello che lascia magari qualche cosa aveva in cantiere, secondo lei chi lo prenderà di nuovo poi cambierà qualche scenario? Ma io spero sempre per il bene della cittadinanza che trovino idee, trovino soluzioni e che siano migliori. Io vi devo dire la verità, proprio grazie anche al grande lavoro di conoscenza dei problemi. Noi facevamo una riunione tutte le settimane, l'avevo chiamato il TRT, apposta per l'assonanza fonetica di TNT, insomma, dal tavolo di rendicontazione tecnica, dove tutte le posizioni operative e tutti i dirigenti afferenti ai lavori pubblici si trovavano in una specie di seduta collettiva intorno a un tavolone grande, si esponeva tutte le nostre problematiche, e così facendo c'era un confronto, c'era un coordinamento, c'era anche un tarlo continuo che tutte le settimane bisognava dire le cose. Di carne a fuoco ne abbiamo messa 12 milioni e 350 mila euro, mi sembra, quando la scorsa settimana abbiamo passato le consegne all'ufficio contratti per l'affidamento e roba del genere, erano assolutamente nel panico per riuscire a contrattualizzare
tutto il lavoro progettuale che era stato svolto. I ragazzi della progettazione, i ragazzi, gli ingegneri della progettazione, i geometri, tutto l'ufficio tecnico hanno lavorato come si lavora in un'azienda privata. Il ponte di Ravacciano verrà fatto un intervento e viene fatto un affidamento dove è stato previsto il lavoro non solo notturno, ma il lavoro anche in periodo extrascolastico. È stato calendarizzato di fare il ponteggio nelle vacanze di Natale per poi dopo riprendere i lavori in quota di gennaio e febbraio e di cominciare a lavorare su marciapiedi a marzo e di fare il lavoro sull'assetto stradale durante la vacanza di Natale, compreso Pasqua e Pasquetta, e quando è possibile il lavoro notturno, perché lì vicino c'è una scuola. Cioè, ora ho raccontato questa cosa per dire che in ogni caso si è cercato di andare nel dettaglio, di dare ritmo e di dare efficienza. Se chi verrà più di me e dopo di me metterà qualcosa ancora in più, io sono solamente felice. Sono però consapevole, permettetemelo, che io un piccolo contributo a dare un sistema a questo magma che era i lavori pubblici penso di averlo dato. Se vedete, se girate un pochino anche solamente i lavori di asfaltatura, le rotonde, le cose, a me sembra che qualche cosina dopo anni sia ripartito. 12 milioni e 350 neanche a tempi del vecchio Foro Monte dei Paschi erano fatti, no? Voglio dire, nel senso, quindi chi verrà dopo me, se sarà più bravo, io sarò solamente contento. Se chiederà collaborazione, ma sono sicuro avrà le competenze per riuscire a districarsi agevolmente, insomma. Ma hai parlato di partite di parola data, penso fra il primo e il secondo turno, ti riferissi? Cioè, sì. Poi quello che ha portato a fare questa firma, hai detto, no, del patto di... No, ma la firma, se no ora qui si costruisce una cosa che non è neanche questa cosa lì. L'avete pubblicate voi le foto sui giornali dove c'era, prima di fare l'endorsement informale nei confronti del De Mossi, ci siamo visti a quattro occhi e si è detto: te che fai? Te dal ballottaggio? Io voglio fare questo, questo e questo. Io rappresento questi interessi civici. A me interessa che siano fatte queste cose. Si è detto che erano convergenti, per capirsi. Si è detto che erano lì, l'ho detto che volevo un ruolo operativo, perché volevo essere sul campo e non volevo essere a fare regie che non mi appartengono, e mi ha detto che questo era un progetto che poteva essere condivisibile, me l'ha dimostrato quando siamo partiti. Non era l'assessorato che avevo chiesto io, avevo chiesto un altro assessorato. Mi è stato fatto capire che questo assessorato era uno. Quali avevano urbanisti? No, ma tanto non ha importanza di andare a dire questa cosa qui, perché ripeto, io avevo individuato, diciamo che era un assessorato che era molto meno intrigante, che i lavori pubblici è un assessorato, è complicato ma è anche delicato, perché da assessorato a lavori pubblici, sicché voglio dire, nel senso, io non ho chiesto un assessorato che mi desse potere economico, a me non interessava. Io avevo chiesto un assessorato dove potevo ritenere di avere delle competenze e poteva essere così, però non l'ho fatto. Ma guardate, se no pensate a tante cose. Il primo assessorato, che poi era una forbice, era quello del turismo, sicché, cioè, non è che è andato a pensare. Sì, avevo pensato che il turismo per me doveva essere una risorsa trainante per il territorio, che ci potevo avere idee, potevo avere anche esperienze per potermi dedicare a quella cosa lì. Lo vedete, è poco politico il turismo, tutto sommato si tratta di, sì, insomma, l'assessorati politici sono tutti politici, voglio dire, nel senso, ma nel turismo si tratta di fare un'operazione più commerciale che politica in senso stretto, voglio dire, per come la vedevo io, cioè. E poi dopo niente, ma era una forbice, cioè, nel senso, sarà parlato e sarà stabilito che quelle erano di mio gradimento, e lui mi ha detto: se è possibile si guarda ad accontentarti, e così. Però ribadito, volevo un ruolo operativo, questo è quello che volevo io.
Senti Massimo, ma da quando si è diffusa questa voce del ripasso di giunta, quando poi è arrivata formalmente? Io immagino che abbia avuto un confronto con tutti quelli che ti hanno sostenuto durante la campagna elettorale. Cosa ne pensano? Ma io ti devo dire che ho ricevuto una quantità di vicinanze, di sostegno enorme in questo momento. Per quello che ho visto, per quello che ho letto e per quello che mi è stato riferito, non è soltanto quelli che mi hanno sostenuto, ci sono anche forti politiche schierate che hanno proprio manifestato anche pubblicamente il fatto che non erano d'accordo al rimpasto di giunta. Ho avuto tantissime persone che me l'hanno detto, però voglio dire, che cosa... Io ho preso atto di tutte queste voci, del resto a me mi è stato detto, io ho avuto due incontri, tutti e due molto brevi, il primo, quello che conoscete tutti, dove mi è stato detto poi la mattina seguente di aspettare, ma era stato detto di svolgere il mio lavoro serenamente e mi aveva un po' e l'ho notato per capirsi, però... E io ho continuato, ho fatto riunioni, ho fatto io fino all'ultimo momento, fino a ieri mattina alle 12:15. Prima ho fatto le riunioni con i progettisti per la realizzazione, sta partendo anche ora Scacciapensieri, anche quello era un'altra di quelle cose ataviche, che è stato affidato il progetto, si partirà a brevissimo per... Partiranno, ma senti, ti dico la verità. Io voglio continuare a parlare in plurale maestatis perché io sono un cittadino e sono senese e forse ora liberato anche da questo ruolo posso anche cominciare a dire qualche parolaccia un pochino più in libertà, perché secondo me se ho appreso una cosa in questa breve esperienza di lavoro nella cosa pubblica, e secondo me le cose si possono fare, se si vogliono fare le cose si possono fare. Io ho trovato all'inizio era un continuo assessore, ma così si assume delle responsabilità. Ci è voluto poco a capire che se non si è mai fatto, motivo di più di cominciare a fare le cose. Un po' troppo autonomo. Senti, Augusto, io ti dico la verità. Io ormai i cavalli, si dice, a un certo punto si incarogniscono nei difetti, no? Se uno non sta al canapo si appoggia, più gli anni passano e peggio è. Io ormai sono carognito nei miei difetti forti, se vengo apprezzato per quelle sono le mie caratteristiche, io so così, sono al limite del coglione, nel senso che sono talmente buono e leale che dico sempre quello che penso, e anche in questo caso, ma voglio continuare a farlo in questo modo qui. Se non c'ho spazio politico, cercherò di trovarmi lo spazio da qualche altra parte. Ce l'avrei anche io due domande a questo proposito. La prima è, lei ha detto, si conclude senza rimpianti la mia esperienza politica. Significa proprio che chiude ogni possibilità anche per il futuro o che comunque una porta di impegno rimane aperta? E la seconda, che è un po' collegata a quella di Casiuscia, ha parlato di attestati di stima che sono stati sussurrati e solo in privato. Si aspettava delle posizioni un pochino più forti a difesa del suo operato o comunque a sostegno da qualcuno? Dunque, io sono abituato nei miei gruppi di lavoro che è un continuo dare forza, perché secondo me se siamo in un gruppo di lavoro essa la consapevolezza di fare bene, si tira tardi, si manda le mail la domenica sera, si cerca di trovare gratificazione in quello che si fa, tanto per intendersi. E quindi se mi fosse arrivato qualche cenno di stima maggiore, io penso che non avrebbe avuto controindicazioni e avrebbe anche tacitato qualche mia insicurezza, come sanno tutti, ma sentirsi dire magari ha fatto bene ci dà forza ad andare avanti e magari a trovare qualche cosa, e magari avrebbe un maggiore dialogo, sicuramente avrebbe portato anche a commettere meno errori, perché a me come a tanti ci è stato detto portate le soluzioni, ma tante volte
per trovare la soluzione migliore basta anche poter scambiare due minuti una parola e poi si capisce che magari bisogna correggere il tiro. Io sono fallibile. La seconda domanda e poi se la prima non mi un'altra, se la sua esperienza politica si conclude definitivamente o se invece magari pensa in futuro di lasciare aperta questa porta. Dunque, io ho cominciato questa esperienza per caso, ho confessato più volte, le prime volte mi hanno chiesto e mi volevano far proporre di far sindaco, non capivo neanche, non ho capito che dovevo andare a parare, alla fine mi è toccato di, ma io in che cosa posso esserti utile, se che ho iniziato per caso. Mi sembra che ne esco comunque quasi per caso, cioè se ho fatto bene e vengo rimosso, da quello che ho capito forse so anche un unicum in cui sia stato revocate le deleghe. Quindi io dico che torno nel mio ridotto serenamente e sono un po' stanco e un po' disincantato in questo momento, quindi penso che necessariamente vorrò far depositare un po' di acqua che mi è scorsa addosso, insomma, necessariamente. Poi vediamo un po' quello che succede. Io ripeto, mi sento fortemente radicata a questo territorio, mi sento fortemente un cittadino di questa comunità e se in qualche modo le mie posizioni possono portare un aiuto, io può darsi anche in qualche modo mi rifaccia coinvolgere, spero di no, spero di godermi la mia famiglia e in serenità i miei affetti senza arrabbiature che non ne ho assolutamente bisogno, ecco. Certo non ho aspirazioni politiche, non voglio diventare Presidente della Repubblica o Presidente del Consiglio, insomma, ho ambizioni. Sei riuscito Conte? Va a finire che Conte, con tutti i difetti che ha, però forse è più competente di tanti altri che non c'erano andati, o perlomeno, vediamo. Stanco anche da questa, diciamo, lei prima ci ha detto non sono mai stato così tanto sui giornali, ma non è del tutto colpa nostra, cioè anche il fatto che magari questa cosa si è aperta 20 giorni fa e c'è voluto un po' per... Sì, c'è anche il fatto... Si poteva gestire... Su questo non voglio entrare, cioè nel senso io dico che l'avrei gestita in modo diverso sicuramente. Io era stato concordato che io di proseguire il mio lavoro e io non voglio proseguire il mio lavoro mentre faccio attacchi o battaglie politiche per difendere la mia poltrona. Se mi viene detto continua a svolgere il tuo lavoro e poi dopo sarà il primo a saperlo e ci sarà un modo di comunicazione, io mi sono comportato secondo il tracciato che mi era stato detto e se mi ricapiterà un'altra volta mi ricomporterò secondo il tracciato che mi viene detto oppure mi ribellerò subito, ma la mia non è neanche una ribellione, cioè io ho detto quello che mi interessa è quello per cui mi sono spesso è questa cosa qui, l'ho promesso, ho messo la mia faccia nei confronti dei cittadini. Se non ti servo più, mandavi via te, voglio dire nel senso. Però spiegami. E questo mi avrebbe fatto piacere, per capirsi. Però mi rendo conto anche dal decreto che mi è stato notificato, che sono motivazioni che vanno al di là del mio singolo operato. Quindi rientrano in quei movimenti opachi, che ti è piaciuto tanto questo termine. Cioè, è un po' strano, sì. Opachi vuol dire che, almeno nella mia accezione, io ce l'ho messo perché non li leggo, perché sono non a fuoco. Cioè, io non li leggo, non mi interessa neanche leggerli più di tanto, però vengo rimosso dalle deleghe, mi dice fatto bene, però ti rimuovo. Rimuovi altre me, cioè voglio dire, nel senso, è una cosa per fare dei subentri e, ripeto, spero che le mie deleghe che sono importanti, per esempio nessuno ha nominato la protezione civile, ci sarà qualcuno che lo dirà sulla protezione civile, oggi mi ha telefonato qualche associazione, mi hanno portato la loro...
la loro vicinanza, anche loro si sono lamentati, mi hanno detto: assessore, ma è possibile che la delega alla protezione civile rispetto ai lavori pubblici nessuno abbia detto una parola o non abbia detto niente e così via? Dice, noi dice, veramente ci sentiamo un po' orfani. Ho detto, guardi, se lei si sente orfano, io sono de huius, nel senso, un li posso io a chi andrà alla delega alla protezione civile. Però dico, anche lì quello è tutto un mondo che mi ha dimostrato vicinanza, o perlomeno che mi ha dimostrato che il modus operandi e l'impostazione di lavoro che si era data a loro era apprezzata e si sentivano anche loro coordinati e considerati. Grazie. Grazie a tutti voi.